Grazie, buonasera, benvenuto in un nuovo video. È domenica 25 agosto, sono le 8 meno un quarto di sera. Ale è andato a correre, siamo arrivati da pochissimo, mangeremo un attimino più tardi, ma è già tutto pronto, insalatona, niente di che. Domani si torna in ufficio. Oggi siamo stati a Como perché un amico di Ale stava rientrando dalle vacanze, siccome abita a Stoccarda in Germania, ci ha chiesto appunto se ci trovavamo a Lecco, così ci vedevamo. Poi tornando ci siamo fermati da Primark. Allora, era un pochettino tardi, quindi diciamo che mi sono imposta di non perdere molto tempo. E ho preso qualcosina. So che alcune delle ragazze che mi seguono erano impazienti appunto di vedere questo haul di Primark, che penso vedrete in settimana, perché oggi metterò online la prima beauty recensione delle salviettine di Primark. Non vi voglio spoilerare niente, anche se l'avrete già visto, ci saranno più puntate. Oggi non ho preso, a parte una cosa relativamente a quello, altre, perché voglio un po' smaltire quelle lì che ho, oltre a quelle che ho già smaltito. E niente, bando alle ciance, ciancio alle bande, vi vado a far vedere che cosa ho preso. Sicuramente spero, complice magari qualche cliente a Milano, se magari riesco a finire prima nella settimana i primi appuntamenti a Milano, magari passare con un attimino più di calma, ecco. Però vediamo, ci accontentiamo. Ragazze, allora, per l'autunno, perché io già sono proiettata, quindi saremo già in casa nuova, tante cose, eccetera, ho preso le ciabatte invernali di Minnie. Ragazze, non ho resistito. Guardate che belle, le ho pagate 10 euro Disney per Primark, hanno appunto, come si può vedere, il marchio Disney. Ce n'erano tantissime, ragazze, c'era anche Harry Potter, ce n'erano veramente, il Re Leone, che ero stata abbastanza tentata, ma diciamo che non l'ho ancora visto al cinema. Penso andrò con la mia amica Alice, che è tornata ieri dalle vacanze, lei. Perché Ale non mi porta e solo io e Alice ci capiamo per questi bellissimi film barra cartoni da vedere. Quindi non ho voluto prendere il Re Leone. Quindi quest'inverno, in autunno, io avrò le mie ciabattine di Minnie, che ho già provato ma al piede al momento mi va arrosto. Quindi rimarranno così fino al momento adeguato. Io da Primark avevo preso, ragazze, oramai 6 mesi fa, queste qui, che tra l'altro io le ho distrutte, ragazze, mi hanno fatto una stagione, ma come potete vedere si sono leggermente distrutte qua, ma la ciabatta ha retto bene, io non è che la butto. Ve l'avevo fatta vedere in un vlog, forse di gennaio, le ho messe, le avrei sostituite, ma ragazze, Primark, le collezioni vanno e ho trovato queste, quindi ci faranno compagnia nella prossima stagione fredda. Quindi queste qua. Poi, ragazze, ho preso un cerchietto pagato 4 euro. Questo qui, ragazze, con tutte le perline. Mi è piaciuto perché non mi stringe e lo trovo molto molto chic. Chiaramente non ci azzecca niente su come sono vestita, un total black o comunque un look particolarmente neutro. Mi è sembrato carino, io ho fatto così, ce l'ho rosa, poi ne ho uno di Stradivarius multicolor, che se anche mi seguite su Instagram dovreste sapere qual è. Poi ne ho uno un po' bombato, preso dai cinesi a maggio, credo, sì, che non so se avete visto, perché forse in qualche foto, però magari ve lo farò vedere. Quello è molto particolare, ragazze, l'ho messo un venerdì da andare a lavoro e insomma, diciamo che non è stato molto capito, però mi piace. Vanno comunque, secondo me, abbastanza, come dire, dosati nei look. Questo mi è piaciuto, penso che studiato bene è una bella bella chicca. Quindi questo. Poi, ragazze, ho acquistato per la cifra di 5 euro un set di mutande, che sono 4, queste qui, in taglia L, se non erro, sì, ho preso la L,
che sono in licra, come potete vedere, cotone licra, a vita alta come piacciono a me, ragazze. Vediamole. Vedete, hanno l'elastichino e sono tutte, non voglio far vedere troppo le mutande perché comunque sono mutande banalissime, vedete, sono fatte molto molto bene, sono tutte rifinite. E adesso chiaramente le laverò, ragazze, e ne ho prese appunto questo kit, questo set, due ocra e due nere, che sono esattamente identiche, anche queste qui sono tutte rifinite benissimo. Vediamo un attimo, io avevo preso, se non erro, delle culotte di Primark tempo fa e le ho messe, ragazze, anche i reggiseni, senza gloria e senza infamia, come si suol dire. E adesso queste qui, appunto, 5 euro 4 e verranno lavate, chiaramente, queste qui. Poi, per la cifra di, penso, 6 euro, esatto, 6 euro, questa qui, in taglia XL, ragazze, non L, perché questi qua sono praticamente, preferisco sempre prendere l'XL perché sono, mi vengono, diciamo, un po' più alti di vita. Sono i cosiddetti ciclisti che ha fatto uscire anche Intimissimi, che chiaramente costano molto di più, che io metto sotto i vestiti avvolgenti che, come dire, ti tutelano dal sudore, dal fatto che magari il vestito viene su. È una sorta di sottoveste aderente che a me veramente d'estate ogni anno mi salva. Ne ho voluto approfittare perché comunque fa ancora caldo. Io l'anno scorso ho messo i vestiti fino alla prima di ottobre, per dire. Ha fatto caldo tra l'altro fino ai primi di novembre, quindi immaginate, sono comunque prodotti che sfrutto veramente tanto. Quest'anno ne ho sostituiti alcuni, ne ho voluto approfittare e sono, ragazze, in licra anche questi. Vediamo se c'è scritto, perché c'era scritto? Boh, no, non c'è scritto, però sono della stessa, ragazze, vedete? Secret Possession, quindi sono comunque in licra, sono molto elasticizzati. Se li cercate, Primark li ha, ragazze, perché io a luglio ero diventata un po' matta a cercarli, poi mia mamma me ne aveva trovati due al mercato, insomma, da non spendere delle cifre, perché chiaramente poi se li trovi a 50 euro anche no, visto che comunque io li cambio, li ricambio, lavo e rilavo, sono ottimi, ragazze. Poi, una confezione dei miei amatissimi dischetti, ne ho presa una perché ne ho altre due grosse, quindi ho integrato giusto perché mi trovavo lì, ne ho ancora. Poi, per i miei amici, follower, per i miei amici, soprattutto Elisa e Angelo, che mi seguono sempre, che saluto e vi mando un bacio, vi ho pensato intensamente e ho preso due dentifrici al carbone perché li abbiamo finiti, avevo integrato con due colgate che avevo trovato in offerta, non so più se da Carrefour o da Bennett e poi anche da acqua e sapone, mi sono trovata lì, noi ci troviamo benissimo, non so quante volte ve l'ho già detto, e ne ho prese due, 2 euro per 125 ml, scusate, super 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 top. C'erano anche quelli che vi ho fatto vedere sbiancanti, che però sono stata un po' pigrotta per quanto riguarda la lozione sbiancante, però i dentifrici piccolini valgono. Sulla lozione sbiancante non mi voglio pronunciare perché non l'ho testata come doveva essere testata, quindi il dentifricio vale comunque, il brightening, l'altra confezione piccolina. Poi, ragazze, ho preso, giusto per integrare, perché ne ho un'altra confezione, però mi trovavo lì, costano poco, li uso e ne ho approfittato, una confezione dei patch occhi di Primark, con i quali mi ci trovo divinamente, a 1,50 euro, sono molto intrisi di prodotto e sono alla vitamina E, e ne ho preso una confezione. Poi ho preso, ragazze, visto che li fa anche Ale, due confezioni di
Oh mamma, cerotti per il naso, per i punti neri, questi qui all'aloe e questi qui al carbone, ragazze, tutti e due 1,50 euro. Qui ce ne sono 4 all'aloe, che forse è un po' più lenitiva, questi qui al carbone super mega purificanti e super buoni, ce ne sono dentro 5. Poi ragazze, ho visto che c'era una nuova linea della quale mi sono limitata a prendere Cleansing Wipes, le salviettine struccanti. Allora, non ho preso le altre perché comunque ne ho da smaltire e restate sintonizzate per la seconda puntata della beauty recensione per analizzarle tutte come siamo rimaste d'accordo. C'è questa nuova linea che non avevo visto la volta prima, quindi penso che sia recente, che oltre alle salviettine c'erano anche due prodottini, ma non mi sono fermata, ragazze, perché adesso vedrete poi che cosa ho preso. Al momento proviamo queste, che verranno inserite chiaramente nella beauty recensione delle salviettine di Primark. Poi, se ci sarà modo, proverò anche gli altri prodottini della linea. Ma al momento ho preso queste, che sono al 96% di origine naturale, vegane, al tè verde, agli estratti di camomilla per tutti i tipi di pelle. Vediamo cosa dice la descrizione. Salviettine detergenti al 96% di origine naturale, sì, per tutti i tipi di pelle. Basta, non dice altro. Evitare il contatto con gli occhi, dermatologicamente testate. Cleansing wipes sono salviettine per lavare il viso. Ragazze, le testiamo, sempre 1,50 euro, sempre il pacco super conveniente di Primark, anche se queste sono 20 e non 25, ragazze. Vabbè, sono 10 in meno, però restate sintonizzate perché ne parleremo. Poi, ragazze, ho ripreso due spugnette per lo scrub al carbone, appunto, per pulire e purificare, esfoliante, body sponge. Se mi seguite sapete che io già ne avevo presa una, ne ho volute prendere due perché quella là funziona ancora, ragazze, però ne ho volute prendere due, magari una me la metto in doccia, vediamo un attimo, sono ottime ragazze, aiutano a fare una ceretta ottimale, sapete che cosa uso per fare la ceretta, quindi non dilunghiamo su quello. Ve le straconsiglio, è praticamente la seconda volta che le acquisto, ne ho volute prendere due ragazze, ecco, una adesso ha pensato bene di cadere, straconsigliate e niente, queste qua, 2 euro l'una, dopo raccolgo l'altra. Poi ragazze, mi sono voluta coccolare con due paia di orecchini, ho preso questi qui a 2 euro. Bellissimi, che penso che metterò domani da rientrare a lavoro dopo questo stop estivo, chiamiamolo così. Carinissimi ragazze, non so se si vede l'impuntura. Sì, vedete, ne ho di cerchi, però questi qui mi sono sembrati molto particolari per iniziare al meglio, riniziare al meglio. Poi ragazze, li avevo visti, ci ho ripensato, sono tornata indietro, mi sono voluta prendere questi cerchi molto molto particolari, ragazze, con le perle a 3 euro. Poi. Allora, se avete visto il mio ultimo haul, non mi ricordo più se ho fatto un haul Primark specifico o... Ve l'avevo inserito in un vlog. Comunque, so che ve l'avevo fatta vedere. Arriverà la beauty recensione perché la sto testando da un po'. Mi sono ripresa l'acqua micellare detox al carbone. Questa qui, ragazze, ve ne parlo perché ho in utilizzo l'altra confezione. L'ho voluta riprendere, secondo voi perché? Perché è ottima. Mi limito a dire questo.
restate sempre sintonizzate perché arriverà la beauty recensione. Di fianco, ragazze, c'era il detergente purificante della stessa famiglia, ragazze. E che cosa fai? Non lo compri? Tra l'altro sto finendo quello di Garnier, perché io una volta alla settimana faccio il trattamento purificante completo. Fatemi sapere se vi può interessare il video. E siccome lo sto finendo e quello là di Garnier costa decisamente di più, ma non è tanto il fatto che costa 5,90 eccetera, lo finisco e poi comincerò ad utilizzare questo, che tra l'altro mi sembra molto molto simile al mio amatissimo di Glam Glow, che però quello di Glam Glow costa decisamente di più. Quindi per 7€ mi sono rifatta il mio la mia combo super purificante, ragazze. Restate sintonizzate per sapere quello che penso. Questa beauty recensione arriverà prima, perché questo prodotto lo sto testando da tanto insieme ad altri, sempre al carbone per purificare. Questo qui dovete aspettare un attimino, ma arriverà, quindi questo. Poi, ragazze, mi sono presa complice il fatto che tra un pochino torneremo a truccarci, non so bene quando, ma torneremo e comincerà lo smaltimento dei prodotti. Mi sono voluta prendere un prodottino make up che di solito utilizzo a iosa, ragazze, per 2,50€, una loose mineral powder dal finish matte in tonalità ivory, la cipria, per appunto settare il viso. C'erano tanti prodotti make up nell'ultimo periodo, ne stanno parlando, ma non ho voluto strafare al momento, forse anche complice il fatto che fa caldo, che continui pure questo caldo, perché tanto rincominceremo comunque a truccarci quando sarà. Mi sono voluta concedere questa perché è comunque un prodotto che io utilizzo tanto per settare quando poi faccio le full face, o comunque anche una semplice base per andare a lavoro, eccetera. Ho preso questa in tonalità ivory perché le altre mi sembravano troppo scure. Al massimo, se sarà troppo chiara, comunque la utilizzerò per il baking leggero, sempre per non accentuare troppo le rughettine, cioè quando poi si mette troppo prodotto si diventa più segnato il contorno occhi. Magari ne parleremo insieme, fatemi sapere se vi può interessare. Poi, ragazze, per concludere, io poi ho preso su commissione della mia amica Katia dei prodotti che però non vi faccio vedere per lei, e quindi quelle cose lì non sono per me, quindi niente. Ho preso finalmente, a parte che mi sono ricomprata la borsa che già vi avevo fatto vedere, che la prima volta mi aveva regalato mio padre, l'ho usata un bel po' di volte, anche comoda per la spesa, poverina, l'ho disintegrata e l'ho voluta riprendere, costa 1,50€, per la spesa va, poi quando si spacca, amen, la metto infatti nel baule. Allora, ragazze, mi sono presa, non ho resistito perché, Simona, non mi ricordo come si chiama il suo canale, se mi ricordo ve lo linko qui sotto, ha recensito, ragazze, la linea alla vitamina C di Primark, cioè io era già da un po' che la curavo, io tra l'altro ho una maschera presa Primark fa, che vi avevo già fatto tutto il discorso sul perché comunque non mi andava di far vedere un haul di maschere, anche magari adesso se le avessi prese ve le avrei anche fatte vedere, ma quel momento lì mi piaceva di più, e tuttora mi piace, ragazze, farvele vedere, o meglio raccontare dopo che le ho fatte, dirvi che cosa ne penso, quale riprenderei o quale no, insomma spero che si sia capito. Comunque ho una maschera che farò in combo a tutto questo. Mi sono presa per 4€ il gel cleanser alla vitamina C con esfolianti naturali, vegan friendly, 4€, ragazze, questo qui, che ho deciso da settembre, cioè da settimana la prossima, ci sarà un po' uno sconvolgimento, ne parleremo in qualche video, se mi lasciate qualche feedback sicuramente sarò più incentivata a farlo. Vorrò dividere la mia skincare una volta alla settimana la purificante, una volta alla settimana la vitamina C e le altre, cioè normali. Quindi fatemi sapere se vi può interessare un aggiornamento ancora più dettagliato. In ogni modo, mi sono presa il gel
energizzante per lavare il viso, appunto, 4 euro per, volevo dirvi, 150 ml, sono molto curiosa di provarlo, poi ne parlerò alla mia amica Elisa che quando ci verranno a trovare a casa nuova penso che farà strage da Primark perché lei ha anche questa passioncina per i prodottini e si sta rivelando veramente ottimo Primark, non pensavo ragazze veramente. Comunque mi sono presa questo per lavare il viso, volevo leggervi dietro se c'era una maggiore descrizione. Magari in italiano, cosa dici? Massaggiare sulla pelle umida di viso e collo con movimenti verso l'alto e l'esterno, risciacquare, ripetere se necessario, fine ottenere una pelle pulita. Praticamente questo è il detergente per il viso. Poi ragazze, per 3 euro, questo qui, mi sono presa i dischetti imbevuti alla vitamina C, ragazze. Con acqua with orange fruit water, all'arancia di frutta, l'acqua all'arancia, rinfrescante, vegan friendly. Questi qui praticamente sono dei dischetti illuminanti che vanno messi chiaramente dopo. Poi mi sono presa per 4 euro, questo qui sempre della stessa linea, ragazze, il siero illuminante, che va messo chiaramente sempre come terzo passaggio. Volevo vedere se diceva qualcos'altro. È un siero illuminante alla vitamina C, c'è il suo contagocce. Poi ragazze, un super booster che chiaramente bisogna mettere dopo il siero, è sempre illuminante appunto per andare a concludere il cerchio. Diciamo che i Glow Revealing, brava il mio inglese, lo teniamo attivo, è giusto, vero? Certo. Glow Revealing Pads, penso di aver detto bene la pronuncia, me lo auguro, sono appunto, come dicevo, di 80 dischetti imbevuti, illuminanti. Diciamo che, ragazze, questo qui presumo che possa essere identificato come tonico quando si fa il trattamento alla vitamina C, perché è illuminante. Adesso poi magari indagherò nel dettaglio, poi vado con il siero e poi con il booster, il super booster gel idratante e illuminante. Direi che, ragazze, siamo a posto, restate sintonizzate per sapere tutti i miei cambiamenti settembrini in tutti i sensi, skincare, makeup, prodotti nuovi da testare, eccetera. Questo è tutto quello che ho acquistato per questo giro della serie Back to School by Primark. Fatemi sapere se vi è piaciuto, cosa vi interessa sapere, cosa vi interessa che io recensisca prima, anche se comunque vi ho detto che ci sono un po' delle tempistiche a seconda dei prodotti in uso. Le salviettine arriveranno, fatemi sapere se avete provato i frontini, insomma, quello che volete, sempre, sempre in maniera costruttiva, ricordiamocelo sempre. Vi mando un bacio, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!